mobilità sostenibile al sud, quali sono, qual è lo stato dell'arte e se poi ci sono queste differenze territoriali così forti tra nord e sud, è vera questa cosa? Allora, sì, la presenza, diciamo, della sharing mobility è un po' meno forte al sud, ma anche al centro rispetto al nord, e ci sono vari fattori, diciamo, dietro a questa discrasia. Sono fattori culturali, economico-sociali, ma anche di ordine di investimento, perché comunque la sharing mobility deve ancora trovare, diciamo, alcuni elementi di sviluppo e di investimento, e dunque il sud, nelle sue anche purtroppo carenze infrastrutturali che non riguardano soltanto il meridione, mi viene da dire riguardano anche tutto il paese, ma che sono più accentuate forse qui al sud, determinano chiaramente un suo minore sviluppo. C'è da dire che comunque, secondo i dati dell'Osservatorio Sharing Mobility, il suo settimo rapporto presentato lo scorso ottobre, ha comunque accentuato il fatto che c'è una crescita negli ultimi 3 anni del 15% dei servizi di sharing mobility anche al meridione. Ci sono esperienze locali qui a Napoli, e questa, diciamo, iniziativa di Gesco e Amicar, che ha anche un accento sociale importantissimo, lo sono a testimoniare. Ci sono altre esperienze anche a Bari, per esempio, e dunque c'è un certo dinamismo che deve crescere, deve svilupparsi, ma è comunque un punto d'inizio fondamentale per garantire poi un futuro che sappiamo essere garantito a livello di tendenze mondiali, macro, ma che deve trovare ancora un suo equilibrio qui in Italia, a causa un po' degli elementi a cui ho accennato prima.